Oggi cucineremo un rollè di petto di tacchino alla mostarda e dei panini gourmet, quindi ricette fantasiose ma anche da gran pranzo o gran cena. Oppure anche per una serata così, un po' easy, però naturalmente sempre con ingredienti di altissima qualità. E allora abbiamo molte cose da prendere al mercato, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a fare la spesa. Ciao Oleg! Oggi mi serve un petto di pollo di tacchino, però a fettine. Grazie Oleg, corro a prendere gli altri ingredienti perché oggi siamo di corsa. Ciao! Nicola, ciao! Oggi tantissime cose, 4 uova, ricotta 250 grammi, 300 grammi di speck, una provola affumicata, 200 grammi di porchetto, uno yogurt greco al naturale, bingo! Eccola qua la mia Cristina, ciao carissima! Ciao. Allora, zucchine, rucola, un avocado maturo, un lime, cetriolo e limone. Ecco a te! Oh, grazie, adesso l'ultimo ingrediente e poi andiamo in cucina. Ciao! Ciao, ciao Stefania, buongiorno, ciao, carissima! Anna, ciao, buona giornata! Allora, oggi siamo oggi di corsissima, siamo di corsa? Sì, quindi bene. Mandorle alla melle. Eccole qui! La mia bella Anna. Io scappo e tu cosa fai? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ti stai preparando un panino? Sì, perché so che quando torni dal mercato sei sempre un sacco affamato. Oh no? E allora ti brava. Sto facendo un bel paninazzo. Paninozzo di quelli paninozzo, leggeri? Paninazzo. Sì, beh. Perché mi hai fatto prendere la porchetta e una cosa... La cosa proprio primaverile, per la prova costume... Devi provare solo le ciabatte però sì, in quel penso caso. Anch'io. Ascolta, come sei messa in economia domestica tu? Beh, dopo 20 anni che sono sposata, bene o male, insomma, un po' di economia e domestica, appunto, perché tante volte, appunto, l'economia, giusto con le luci, calzini da ramandare, magari pensi di eliminare, cibo da rielaborare. Perché questa domanda? Perché la puntata di oggi, nella puntata di oggi parleremo anche di questo, insomma, di questa, era una materia una volta, una materia scolastica. Materia scolastica. Quindi davvero una volta si faceva economia domestica, quindi si sprecava meno. E invece, tu? Cosa? Si sprecano parole. Cosa? Qui. Non ti sento, parole. non ti sento. Un salto indietro nel tempo per rivedere i ricettari delle nostre nonne e capire come ci si organizzava per fare della cucina, per cucinare una volta, vero? Certo. Con noi c'è Giovanni Italiana, direttore generale dell'azienda Bovis, che è qui con noi oggi e ci ha portato anche veramente un reperto speciale. Intanto verso il caffè. Grazie. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato dei Chiacchiere in Cucina, Giovanni. Grazie. Intanto grazie per l'invito. Bovis è, come si diceva prima, un'azienda storica. È un'azienda che nasce a Pedavena nel 1921 e ai fine degli anni 80 la mia famiglia l'ha acquisita quando la birreria fu acquisita dalla multinazionale. E dal 2000 siamo con uno stabilimento produttivo qui a Padova. Teniamo sempre il primo prodotto con cui la Bovis è nata, che è l'estratto di lievito di birra. Dopodiché abbiamo ampliato la gamma con tutti gli insaporitori preparati per brodo e con dei prodotti nuovi che più tardi la chef utilizzerà. Diciamo che il segmento di produzione è un segmento un po' particolare perché preparati per brodo insaporitori di solito non vengono visti come un classico prodotto di Made in Italy. Anche se, le dico la verità, tornando alla storia del lievito di birra, stiamo cercando di dare una veste molto naturale. Quindi stiamo cercando di passare da quello che era il vecchio insaporitore, il vecchio preparato per brodo, a degli integratori alimentari vegetali. Cioè, seguite un po' anche le esigenze del mercato. Per forza. Io però vorrei concentrarmi su un
veramente un ricordo molto molto bello. Certo. Adesso racconteremo anche la storia. Guardate qui, questo di che anno è? È del 1930. Questo è un ricettario che, per la verità, l'abbiamo trovato dentro la biblioteca che si trova a Parma, della Barilla, che è la biblioteca più grande al mondo per i libri di ricette di cucina. E facendo una visita guidata con altri amici imprenditori, abbiamo trovato questo ricettario del 1930, ripeto, dove veniva, si spiegava come poter utilizzare l'estratto di lievito per birra. Guardate che io veramente, sì, io mi emoziono sempre quando vedo, comunque, questa carta ci racconta qualcosa. Guardate il colore, guardate anche la legatura che ormai è saltata. Certo. Veramente è passata quasi indenne da un bel po' di anni di storia. Ed è veramente bello ripercorrere quella che è stata la storia delle nostre nonne. Certo. Oggi che si parla tanto anche di evitare gli sprechi, c'è una legge appunto che sta approdando in Parlamento, perciò insomma c'è veramente tanto da dire. Adesso comunque noi ci beviamo il nostro caffè. Benissimo. E ci rilassiamo un attimo perché poi dovremo andare a cucinare con la nostra Elena. Benissimo. Dopo di nuovo qui. Grazie. Giovanni, prego, eccoci nella nostra cucina, nella nostra Elena. Buongiorno, ciao, ciao, piacere, ben arrivato nella nostra cucina. Hai bene. Visto? E allora facciamo già la vestizione, intanto sì, dopo magari direi di sì. Allora, ci conosciamo, Giovanni, meglio, intanto andremo a dire appunto cosa andiamo a fare, per esempio oggi, no? Come te la cavi in cucina? Mediamente, dai, diciamo sopravvivenza. Che sopravvivenza, però se ne fa di necessità virtù, no? Dicono, ecco, quindi bisogna. Allora, come prima ricetta andremo a fare dei, ecco, rollè di tacchino con mostarda di arance e champagne. Così ci penso io. Per il rollè di petto di tacchino alla mostarda ci occorrono un petto di tacchino a fettine, una confezione di mostarda, arance e champagne di Tabovis, 4 uova pangrattato, 250 g di ricotta, 500 ml di birra bionda, 200 g di mandorle a lamelle, 300 g di speck a fettine, prezzemolo fresco, sale, pepe, olio extravergine d'oliva. Pronti allora per cucinare? Prima cosa da fare, appunto, quindi le basi della cucina: tritare il prezzemolo. Ce la fai? Certo. È già lavato, basta semplicemente togliere appunto le foglioline, non tutto naturalmente, sì, ne basterà un poco, e così intanto voi anche riuscite, benissimo, a parlare nel frattempo. Mentre io comincio a preparare la farcia di questo rollè. Quindi quindi la fai? Elementi molto molto semplici: naturalmente uova, metteremo queste lamelle di mandorle per cui avremo anche una parte leggermente croccantina, abbiamo la ricotta che andrà a legare il tutto e poi questa cosa particolare, oltre che al prezzemolo, appunto la mostarda, in questo caso mostarda, arance e champagne, quindi insieme a mandorle e al tacchino si sposa in maniera egregia. Brava Elenia, io brava. Io intanto inizio, così, tu inizi, inizia. E io intanto qui ho il mio opuscolino degli anni 30, sempre, sì, bello, ma sai che lo stavo guardando, c'è anche il laboratorio chimico provinciale con l'analisi chimica sull'alimento vegetale Bobis, si faceva già dell'epoca, quindi infatti, davvero. Diciamo che c'è sempre stata un'attenzione molto particolare, perché la Bovis era proprio nata da tutto questo scarto della lavorazione della birra. Diciamo che il lievito di birra è molto differente dagli altri lieviti, perché contiene al suo interno dei valori nutrizionali molto importanti, e tutti questi valori dovevano essere calcolati per dare, diciamo, un valore nutrizionale in un momento in cui negli anni 40, negli anni 30, negli anni 40 c'erano anche un periodo di guerra. Esatto. Quindi non era molto facile recuperare, no, diciamo, la carne, alimento che adesso invece ai giorni nostri si usa e si abusa, no? Quindi era proprio un integratore a tutti gli effetti. Chiaro, chiarissimo. Guarda anche qua, massaie! Cioè, è proprio tutta una retorica di A me ha colpito di tanto anni, quelle 75 fa. Lire di buoni ti davano un paio di calze. Cioè, cose che adesso è fuori. Cose che adesso, diciamo, non è solo la donna più il padrone in cucina, certe volte è anche l'uomo. Si cerca, no? Si cerca. Una volta invece, in quegli anni là, si vedeva che la padrona in cucina era solo ed esclusivamente la donna. No, ma poi anche, cioè, per chi fa il mio mestiere, poi è bellissimo vedere quelli che erano gli impaginati dell'epoca, ma come, il profumo anche di come quella ci carta si esprimeva. Sì.
Guarda che la carta racconta tanto. Lo dico un po' non nell'interesse generale, visto che sì, adesso sì, io lo ripongo all'interno della custodia, grazie. Perché veramente è un reperto che ci teniamo tanto. Ma veniva regalato con i prodotti, veniva dato? Veniva come? Anche là, è stata una delle prime volte che adesso nei supermercati ci sono tantissime promozioni, tantissime, diciamo, tanti premi che danno ai vari consumatori. Anche una volta si dava per un consumo di un vasetto, un ricettario per come poterlo utilizzare, anche perché ricordiamoci che il prodotto, l'estratto di lievito, è un prodotto un po' denso, un po' particolare, non è facile da utilizzare tutti i giorni. Invece con questo ricettario si dava un po' di conoscenza su quello che era l'utilizzo quotidiano di questo prodotto. Beh, ma se pensate, ecco, traslato alla nostra epoca, anche adesso esiste questo tipo di lancio sul mercato, perché molti prodotti hanno poi il blog con le ricette, quindi un ricettario online di fatto. Infatti, sì, tutto che viaggia fare. In rete, tutto viaggia su internet, quindi la voglia di cucinare c'è, solo che forse una volta era proprio più riservata alla casalinga, alla massaia, per dovere, quindi tu donna stai a casa e cucina. Per quello che c'è stata la rivoluzione, per quello che gli chef normalmente nelle cucine professionali sono uomini. Vedi? Perché la donna dice ok, basta. Basta. Purtroppo. No, non è vero, secondo me chef donne ce ne sono, a parte te Ilenia, però ce ne sono veramente ancora tante. Posso insegnarti? Prego. Ma viene visto l'uomo in cucina adesso? No, guarda, anche perché io con calma, con la mia calma riesco. Sai cosa? Ti stanchi, se dovessi farne un po' di più, ti stanchi e dopo tutta la clorofilla esce se te lo schiacci. Per cui devi fare molto velocemente e tritare in questo modo. Fantastico. Te lo porti vicino e poi continui. Benissimo, abbiamo imparato qualcosa. Quindi si impara sempre con la bisogna, bisogna soprattutto. Allora, questo è il composto, ok? Vedete che ho aggiunto anche il pan grattato ed è leggermente appunto compatto. Un pastone. Esatto. Allora, io vado ad aggiungere appunto la mostarda di arance e champagne, in questo caso, che darà anche profumo e darà un'ulteriore appunto cremosità. Arance e champagne proprio? Sì, arance e champagne, perché questa nuova linea? Perché, ripeto, noi dall'estratto di lievito che parlavamo prima siamo passati agli insaporitori preparati per brodo e adesso utilizzando dei vegetali sempre più freschi, sempre più naturali, ci siamo messi anche sulla frutta. Perché anche la frutta è un elemento molto importante, è un elemento che in cucina viene utilizzato Sentiamo? Tanto. No, no, voglio sentire anch'io. Senti come cambia il profumo. Buono. Anche questa è una cosa molto buono. Proprio le arance amare si sentono. Certo, io adoro trovare. Un, chiamiamolo, banale pezzo di tacchino, che normalmente appunto quando andiamo a fare in padella è un po' tristino, può diventare una cosa un po' diversa dal solito. Poi ci abbiamo aggiunto lo champagne, che dovrebbe essere, diciamo, forse sarebbe meglio prosecco, però siccome ultimamente lo stiamo vendendo molto anche in paesi come la Francia, tra virgolette, abbiamo fatto una prova con lo champagne. Di sicuro provvederemo prossimamente a farlo anche a base di prosecco, perché ce l'abbiamo qua. Ecco, e credo che non per prodotto, campanilismo, no, però, ma soprattutto perché è un prodotto molto buono che si lavora molto bene. Però all'estero, anche se adesso sta avendo moltissimo successo il prosecco, diciamo la nota di champagne sì, ancora sì. Vabbè, dai, insomma, maniera. Aspettiamo il prosecco, è una promessa, certo, Giovanni, certo, è una promessa. Bisogna, anzi. Ile, come siamo messi? Io sono messa bene. Tu come sei messa? Io tranquilla, pacifica proprio. Allora, io naturalmente prendendo spunto appunto dalla storia della nascita appunto dell'azienda, utilizzo anche la birra, ok? Che andremo appunto a sfumare appunto i nostri involtini, quindi avremo un collegamento sempre comunque con quello che è con la base, con la storia della Bovis, perché comunque il marchio Bovis ha ancora il castello di Pedavena. Ecco, spiegaci un po' quella che è stata appunto la storia anche con la birra, come si è intrecciato il tutto. Ma è nata, diciamo, la stessa proprietà della birreria Pedavena ha creato la Bovis, perché comunque, come ti dicevo, avevano tutto questo scarto di lavorazione della birra, che era un prodotto molto importante, molto naturale, non sapevano come utilizzarlo. E siccome una volta non si buttava via nulla, niente, si cercava di reinventarsi e quindi anche poi inventare prodotti completamente nuovi che venivano immessi sul mercato.
Tu pensa che in questa certi era, paesi era veramente la fanghi, tu pensa che in certi paesi i fanghi della lavorazione della birra vengono utilizzati a livello estetico, lo mettono per fare i fanghi come quelli nostri qua di Montegrotto, vengono utilizzati perché hanno delle proprietà importanti, perché hanno tutte le vitamine B, hanno tutta la linea di vitamina B e D soprattutto, quindi dà un valore molto importante a quello che è uno scarto, pensa un po'. Allora, sì, allora, un attimo che adesso io voglio un attimo di concentrazione per questa ricettina perché è molto interessante. Ho sovrapposto le fettine leggermente, ho spalmato con la rimanente appunto mostarda e adesso vado ad adagiare esattamente. Brava Bazzacco, ti vedo. Poi vado a rotolare e il rimanente, cioè il rotolino, andremo a bardarlo con lo speck e poi andiamo a rosolarlo in padella, semplice olio naturalmente, e poi sfumiamo con la birra. Ce la fai in 2 minuti e mezzo? Sì. Ma no. Scusate, era un cartello di... era solo una richiesta dal io nostro ho solo amico. Risposto. E io mi so... Io, ambasciator non porta pena, cioè... Per cucinare bene ci vuole il proprio tempo, no? Quindi nessuno può... Loro chiedono e io rispondo, no. No, la Bazzacco vuole 1 ora e mezza per questa trasmissione, ok? Per ogni ricetta. Ma è la pubblicità intanto, poi ci rivediamo. Noi stiamo facendo un'opera d'arte, eh? Ci vuole un po' di tempo. Allora, qui tante volte pensano che noi abbiamo chef di produzione. Lo chef di produzione sono io. Lo chef che è in scena sono io. Lei è la conduttrice, siamo tutto qua. Per cui veramente c'è una bella... Poi abbiamo... Tu vedi... Bellissima squadra. Beh, io sono il cervello, tu sai le braccia. Dai, ci sono quasi. Oh, guarda, no, adesso questo cartello, adesso facciamo una foto perché c'è scritto siete bravissime. È la prima volta in 2 anni che il nostro Enrico ci scrive e siamo bravissime. Avrà bisogno di qualcosa, secondo cos'è me. Cos'è che dobbiamo volevi? Amore. No, adesso inquadratelo, per favore, perché ti fai anche vedere, per favore. Fatti vedere. Ah, eccolo lì, il nostro Enrico! Che senza di lui saremmo perse. O saremmo rilassate. Anche. Perse ma rilassatissime. Allora... E adesso, diciamo qua, non dovevamo accendere la... No. Accendi, vai. Piastre roventi, un po' di olio. Io mi sono fermato perché credo che basti così. Sì, basta così, dopo eventualmente il rimanente, certo. Appunto andiamo. Questo allora, va bene? Sì. Allora. Devo metterla qui, vero? No, anche lì per terra. Ma se dai, vuoi. Che ne so, ce n'è un'altra, scusa. Ah, ok. Poi magari la metto qui, mi dici che non va bene, solite cose. Vabbè, ecco. Comunque vado a sigillare bene perché altrimenti tutto il ripieno poi in cottura mi va fuori, ok? E poi iniziamo appunto a bardarlo, quindi a ricoprirlo di affettato in questo caso. Perché possiamo decidere volendo anche di passarlo in forno, di cuocerlo in forno, di fare rotolini più piccoli, monoporzioni, senza andarlo a tagliare. Però insomma mi sembra anche carino. No, ma soprattutto si utilizza anche il tacchino, che bene o male non è una carne nero, cioè non è una carne grassa, è una carne bianca. No. Esatto. O no? È una carne molto interessante, infatti anche noi con i prossimi prodotti che stiamo cercando di fare usiamo molto le carni bianche, il tacchino, bravi. L'estratto di carne di pollo, perché effettivamente c'è anche tutta una clientela che è quella di cibi etnici, chiamiamoli così, che la carne di manzo, la carne di maiale non possono utilizzare. È vero. Ed è un mercato, una base di consumatore molto in espansione, soprattutto anche nel nostro paese. Bazzacco, questo rollè. Che ansia. Ci sono. Perché adesso dal siete bravissime arriverà un cartello di minaccia assurdo, quindi io inizierei ci a pensarci. Sono. Non ecco vorrei qua. Neanche troppo scaldare troppo l'olio. Io ho sempre paura di scaldare troppo l'olio, mi fa un'impressione. Quando vede il fumo vuol dire che l'hai bruciato. Ma dai, ma no. Occhio. Vai, rimetti. Oh, meno male. Adesso daremo una prima rosolatura e poi andremo a sfumare appunto con la birra. Ecco, quindi nel frattempo andiamo a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio e poi di nuovo qui con il nostro rollè. Siete pronti
anche per lasciarvi incantare dalle meraviglie dello Stato di Chu. Qualcuno di voi sa di che cosa sto parlando? È possibile lasciarsi incantare oltre che in questo momento qui a Due Chiacchiere in Cucina con il nostro Enrico Longo, amministratore delegato di Cultura Active, che organizza questa grande mostra evento. Sarà possibile lasciarsi incantare anche dal 13 di marzo fino al 25 settembre, momento in cui sarà possibile visitare questa mostra. Esattamente. Devo dire che lei ha ricordato perfettamente le date e in realtà... Diciamo dove anche però adesso. In realtà, esatto, dobbiamo dare qualche informazione in più. Sì. È una mostra che si svolge in maniera un po' così anomala perché con sezioni differenti si svolge in tre musei. I due musei che rappresentano la storia veramente dello Stato di Chu sono il Museo di Este, Museo Nazionale a Testino, vicino a questa inaderenza, a questa bellissima rocca in questa cittadina veramente interessante, e dove viene ospitata la sezione che si occupa più dell'approfondire la cultura e gli elementi rituali della cultura Chu. E poi c'è il Museo Nazionale Archeologico di Adria, dove invece l'argomento è quello dello stato combattente di Chu, è l'arte della guerra. A questi due musei si accompagna poi una caratterizzazione particolare al Museo d'Arte Orientale di Venezia. Museo che normalmente parla soprattutto, devo dire, un'altra lingua, che è la lingua giapponese, ma per l'occasione vestirà finalmente e più approfonditamente i panni cinesi, o meglio, i panni dello Stato di Chu. Perché qui non si parla esattamente, non si parla di Cina, si parla proprio di Stato di Chu, che è, e adesso ve lo spieghiamo. Lo Stato di Chu forse era uno stato mitologico, perché fino a pochi anni fa, pochi decenni fa, neppure si conosceva con certezza della sua esistenza, se n'era parlato, ma voi sapete che spesso accade che quando certe mitologie sono così presenti e ricorrenti poi nella storia didascalica successiva, evidentemente un fondo di realtà c'è. E stiamo parlando di 20-30 anni fa, quando si cominciano finalmente a trovare in una zona che assomigliava a quella descritta storicamente le prime tombe che dimostrano la presenza di oggetti, di vestiti, di particolarità assolutamente diverse da tutte le altre civiltà coeve in Cina. Ecco che allora si comprende che Chu non è solamente una parola, non è solamente uno stato, ma è un popolo ed è una cultura. Ed è quella che per la prima volta al di fuori della Cina e per la prima volta in Europa verrà spiegata all'interno della nostra mostra, le meraviglie dello Stato di Chu. Quindi avremo questi reperti provenienti direttamente dal Museo Provinciale di Hubei? Sì, il Museo Provinciale di Wuhan nell'Hubei. Hubei è lo Stato, è la provincia, noi diremmo la nostra regione. Ecco. Siamo all'interno tra l'altro di uno scambio culturale, perché poi una mostra sui Veneti antichi andrà a far visita in Cina al Museo dell'Hubei e ad altri musei che seguiranno, portando anche in questo caso una civiltà dei fiumi, come lì del fiume Azzurro, qua fra il Po e l'Adice, che aveva anticipato la presenza di un grande impero, lì l'impero Qin e qua l'impero romano. Entrambe sono due civiltà, forse quella dei Veneti non era molto conosciuta fino a poco fa, ma grazie alla mostra di Padova finalmente gli si è dato rango di civiltà. La mostra che parla di Chu invece proprio approfondirà per la prima volta in Europa la presenza significativa di questi reperti. Ve ne dico solo alcuni. Pensate, immaginate di trovarvi di fronte dei reperti di 2500 anni or sono di legno, di cuoio, di seta. Evidentemente è qualcosa che stona. Incredibile. E allora noi siamo pronti davvero per lasciarci incantare dalle meraviglie dello Stato di Chu. Grazie mille Enrico Longo anche oggi per averci incantato davvero. Grazie a voi. Grazie, ci rivediamo in cucina. Silenzio religioso mentre la nostra Ilenia sta... Puoi parlare, sai. Davvero? È un invito a nozze per me, però Ilenia non lo so se è il caso. Allora, questo lo lasciamo così intero. Guarda che bello. Dai, non l'ha visto nessuno, solo tutti quanti da casa, ma... Anche se non lo fai, continui a farla notare, cioè tranquilla, sai. Ma non è successo niente, dai. Ma dai. Cosa vuoi che sia? Guarda. Allora, bello. Adesso lo... sì. Adesso, allora, sul fondo appunto dove abbiamo cotto il rotolo, il rollet,
praticamente c'era il grasso appunto del come si chiama, dello speck che esce, la birra, quindi se la parte zuccherina è rimasta, e poi appunto ho deglassato con ho creato questa sorta di cremina con la mostarda, sempre appunto arancia e champagne. Quindi comunque hai messo un paio di cucchiaini di mostarda, sì, e hai mescolato, hai fatto andare un po' con, esatto, fuoco. E che bello, bello e buono, sembra veramente un pasto da gran sera, cioè per una cena anche importante, vero? Eh certo. Cioè, quindi poi faremo i panini, che quelli sono più da street food, così. Ma se scegli gli ingredienti giusti, possono essere gourmet. Però manca solo un ingrediente, il vino adesso, E allora? E allora ci salutiamo. Grazie. Ciao, poi torniamo però, Stavo giusto aspettando te. Eccomi qui. Buongiorno Giampaolo Preda. Rieccoci qui. Ice, naturalmente. Ice, sempre Ice. Diamo anche il sito velocemente. www.iceveneto.it. Benissimo. Rolle di tacchino. Rolle di tacchino, ma non solo, perché c'è mostarda, quindi una durezza importante nel piatto, e lo speck, quindi grande aromaticità. Ho pensato di proporre un vino. Mi ha fatto fare un po' di strada, siamo andati oltre Alpe, siamo arrivati in Germania, zona Rheingau. Qui abbiamo un Riesling Spätlese Trocken, quindi è la tipologia secco, ma decisamente un vino che vive di morbidezze, lunghezza gustativa e grandissima presenza nel calice. Proviamo a vedere, guarda, sì, bellissimo questo giallo paglierino con dei riflessi ancora vivaci, verdolini. Al naso è esplosivo su note fruttate, ma anche una grande mineralità. Questo... I ricordi sono quasi di idrocarburo, tipico di queste zone del... Idrocarburo. Idrocarburo, sì. Vogliamo stupirtevi ogni tanto, Cioè, farò spiatti semplici d'ora in avanti, comunque, giuro. Scusatemi. Tu ci stimo. Scorre però, Scorre, poi ha un'avvolgenza incredibile, una lunghezza gustativa veramente importante, soprattutto questa bellissima nota anche morbida e allo stesso tempo aromatica. Credo che vada a sposare bene questo piatto proprio per l'aromaticità dello speck, se vogliamo, e va in contrasto con le durezze della mostarda che qualche volta mette in difficoltà il sommelier. Allora facciamo una cosa, mandiamo la pubblicità, ci rivediamo poi per la seconda ricetta. Intanto tu mi parli un attimino della particolarità della bottiglia. Hai visto? Sì, ha una forma particolare. Ogni bottiglia ha un nome, abbiamo la borgognotta, abbiamo la borgognotta. Ben ritrovati nel nostro salottino, e anche oggi parliamo di educazione alimentare. Lo facciamo con il nostro giornalista scientifico Daniele Banfi della Fondazione Veronesi. Buongiorno Daniele. Buongiorno a te. E ben ritrovato. E oggi battagliamo, sì. Battagliamo. Perché la battaglia è su due fronti: verdura cruda e verdura cotta. Sì, chi vince? No, chi vince? Chi vince? Non vince nessuno. Non vince nessuno. No, assolutamente. Perché? Perché dipende dal tipo di verdura che si mangia, non c'è una regola fissa che bisogna per forza mangiare la verdura cruda o per forza la verdura cotta. E porto un esempio, pomodoro. Il pomodoro è buono crudo, ma da un punto di vista nutrizionale, ad esempio nella prevenzione di alcuni tumori, è meglio cotto. Perché? Perché si è visto che nella cottura il pomodoro, in particolare la passata di pomodoro, quindi anche nella pizza o nella pasta, libera una sostanza che si chiama licopene, che è molto importante perché è un antiossidante. Antiossidante, appunto, l'abbiamo già visto, gli antiossidanti, volte, che cosa fanno? Aiuta a tamponare appunto i radicali liberi, quindi non fanno danni a livello del DNA. Ecco, se io cuocio il pomodoro, libero più licopene rispetto a che sono lo appunto mangiassi crudo. Quindi questo è un esempio positivo di perché cuocere la verdura.
Poi però ci sono ad esempio delle verdure che sarebbe meglio non cuocere, ma per una semplice ragione, proprio dal punto di vista chimico, le cotture, in particolare le cotture ad alte temperature, portano a denaturare alcune molecole, oppure comunque vanno a livello volatile, cioè vanno via. Quindi se io voglio conservare tutti i principi nutritivi di una particolare verdura, devo cercare di non cuocerla. Cioè, quindi dipende dal tipo di verdura, non c'è esempio, una regola fissa. La carota? Per esempio, La carota è un buon esempio perché, a parte che è ricca di beta carotene, anche qui è un antiossidante, quindi con le alte temperature a volte si rischia appunto di andarla a rovinare. Ma la cosa importante è che, ad esempio, la carota, se la mangio cruda, ha un indice glicemico basso, ovvero una capacità di innalzare i livelli di insulina, che sono dannosi se abbiamo troppi picchi di insulina, in maniera molto controllata. Mentre invece, se io cuocio la carota, se la carota quindi è appunto cotta, ho un picco di insulina che è molto più repentino e quindi è un po' più dannosa, ecco, è diciamo dannosa. Così, quindi non è che le carote crude cotte fanno male, però dipende da quello che sto cercando, ecco, se sono magari diabetico cerco un tipo di cottura piuttosto che un'altra, quindi non vale assolutamente una regola fissa, dipende dall'alimento che si utilizza, ecco, e quindi bisogna cercarsi l'elenco che potete trovarlo sul nostro sito se volete. Ecco, spiega un po' l'elenco, dove lo troviamo? Sì, voi potete trovare un po' di informazione appunto sulla prevenzione, sull'alimentazione, su www.fondazioneveronesi.it e appunto trovate tutte queste informazioni utili per anche cucinare benissimo in maniera corretta. Direi. E da allora, fare. Grazie mille Daniele anche per oggi, grazie, noi ci rivediamo in cucina. Eccoci pronti, seconda ricetta, caro Giovanni, sì. Quindi mi raccomando preparati, perché qui abbiamo anche un sacco di ingredienti, vero Ile? Giusto due o tre. Me ne sono accorta, per fortuna, anche un po' di pane. Per fortuna avevi già il salmone, quello me l'hai risparmiato, però per il resto è stata dura stamattina. Stamattina lo so. Adesso andremo a fare dei panini gourmet, sia di terra che di mare, quindi dovete scrivere un bel po' oggi, un bel foglio grande. Per i panini gourmet ci occorrono 6 panini tipo ciabattine, una confezione di estratto di lievite vegetale Bovis. Per il panino di mare, 200 g di fette di salmone affumicato, rucola fresca, un avocado maturo, un lime, uno yogurt greco naturale, un cetriolo, un limone, peperoncino in polvere, prezzemolo fresco e sale. Per il panino di terra, 200 g di porchetta, una provola affumicata a fettine, lattuga, pomodorini semidrai, 200 g di maionese, basilico fresco e zucchine grigliate. Insomma, io sono attratta da questa porchetta. E allora, intanto facciamo così, la spostiamo di qua e la mettiamo al sicuro. Allora, io volevo chiederti se, per cortesia, mi vai appunto a rendere cremosa la parte appunto di estratto. Naturalmente la mantechiamo con del burro leggermente appomata. Questo ci servirà poi appunto da spalmare sulla base del pane per poi farcire i panini. Che cos'è una binata questo? Perfetta. Allora, la binata perfetta è proprio l'estratto di lievito, che si presenta in questa maniera qua. Sì, è un estratto di lievito, noi chiamiamo sempre come Nutella, tipo Nutella, perché sì. Questo è l'estratto, la lavorazione è molto complessa. Diciamo che viene preso il lievito ancora vivo dallo scarto della lavorazione della birra e viene lavorato in più processi con acqua, con molta acqua, e viene concentrato fino ad arrivare ad avere una pasta del genere. Questa pasta del genere la utilizzeremo adesso, come ha detto lo chef, con il burro. E a cosa serve? A dare aroma, come si diceva prima. Questo è un prodotto, lo utilizzavano anche nell'acqua calda. Un cucchiaino con l'acqua bollente sciolto va a dare tutto un valore nutrizionale e aroma per fare una base di minestra. Stessa identica cosa per dare condimento a un piatto di pasta o un piatto di riso, perché sempre un cucchiaino da caffè può essere sciolto con la pasta e il riso, aggiunto un po' di olio extravergine d'oliva e del parmigiano. Reggiano grana padano, che dir si voglia. E con questi prodotti, con 4 ingredienti, si fa un piatto con dei valori nutrizionali importanti e con un sapore buono. Ascolta, io però, sai, insomma, io qui faccio la giornalista e faccio un po' l'avvocato del diavolo, certo. Perché quello che noi sentiamo spesso dire è che nei dadi ci si trova di tutto.
quindi non so, zampe di gallina, becco, ci buttano dentro di tutto. Io volevo sapere se è vera questa cosa o no. Allora, intanto parliamo di Bovis. Bovis utilizza come base il suo lievito, quindi il lievito che noi vendiamo direttamente lo mettiamo anche dentro i nostri preparati per brodo, quindi già questo è un valore, diciamo, nutrizionale, è una sicurezza che diamo al consumatore finale molto importante. Quindi, ma c'è scritto questo, io posso andare a verificarlo? Allora, noi mettiamo lievito Bovis, mettiamo estratto di lievito, perché l'estratto di lievito Bovis non è un ingrediente certificato, quindi si mette estratto di lievito. È logico che si vede però la differenza che dà il nostro preparato per brodo alla carne o al vegetale in confronto agli altri concorrenti. Poi sfatiamo un po' il mito, non solo come Bovis, ma un po' con tutte le aziende che preparano questi preparati per brodo. Cosa vuol dire? È logico che si utilizza più o meno ingredienti naturali, però la maggior parte delle aziende oggi hanno l'obbligo di avere un valore nutrizionale, di rispettare dei valori nutrizionali, di rispettare degli ingredienti il più possibile naturali. E con obbligo tu intendi che c'è, non so, una parte terza che controlla, ci sono delle normative, cioè allora, ci come sono... possiamo essere sicuri di essere effettivamente tutelati da questo punto di vista? Allora, la sicurezza si ha direttamente dal fatto che tutte le aziende hanno una certificazione. Quindi ci sono dei controlli che mensilmente vengono fatti per aziende che lavorano magari sul fresco, con aziende che lavorano, che hanno dei rapporti con delle grandi cucine come noi, che lavoriamo con molte aziende che fanno cibi pronti per asili, per ospedali, ecco, e per mense. Ecco, abbiamo poi... bisogno di rispettare. No, sta bruciando un pochino, no? Abbiamo... esagerati. A noi però ci dà il compito più difficile, o sbaglio, ma è sempre così? No, deve solo stare attenta che il pane e i biscotti, un po' anche l'altro tesoro, scusa l'altro? Se vi ho interrotti. Ah! Comunque si forma, ecco, questa è la densità giusta, diciamo che in questa maniera qua il preparato di lievito è pronto per essere spalmato, adesso lo chef lo metterà, diciamo, sul pane, ma questo prodotto qua, se lo si mette anche come condimento di pasta o riso, si fa già un piatto con un sapore importante. Io conosco qualcuno che lo farebbe. Bisogna stare attenti però ad abbinarlo a alimenti che non siano troppo salati. Diciamo che noi qua ne abbiamo già messo molto, di solito, siccome ha un sapore molto intenso, se ne mette sempre un mezzo cucchiaino di caffè, quindi sì, bisogna stare attenti un po' con le dosi. Esatto. Mio marito che è appassionato di questo. Ah, benissimo. Sì, lui sempre la pasta in bianco, però ci mette... Comunque, per terminare quella domanda che mi avevi fatto, 10 giorni fa abbiamo partecipato anche a Padova a una fiera, alla World Allergenic Food, e diciamo che in quel contesto là c'erano tante aziende come la mia e presentavamo proprio dei prodotti senza allergeni, quindi senza glutamato, senza il lattosio, senza il sedano, che rispetto hanno determinate diete particolari per dei consumatori che hanno dei bisogni particolari. No, perché questo, cioè, è molto importante, siccome è una leggenda metropolitana o meno, però è quello che si sente dire, allora ero semplicemente curiosa di... Diciamo che è una leggenda, ecco, è una leggenda, poi, è logico che la maggior... io non posso essere... non posso testimoniare per tutte quante le aziende, però ognuno guarda il proprio giardino. La maggior parte delle aziende oggi lavora con una normativa regolamentata e lavora con dei controlli che danno una sicurezza molto importante. Anzi, noi a livello italiano, a livello veneto, abbiamo dei controlli che, a differenza dei nostri competitor, anche europei, sono superiori alla media. Ecco, quindi questo lo posso dire senza ombra di dubbio e rassicurare tutti che qua problemi grossi non ci sono. Ecco, questo è confortante, perché oggi come oggi davvero ne sentiamo di tutti grazie, i colori e non siamo mai sicuri al 100%. Di che cosa mangiamo. Poi adesso è venuta fuori anche questo discorso sul glifosfato, insomma, ci sono stati diversi anche servizi giornalistici, c'è stato Die Zeit che ancora... Ma io ti faccio un esempio... Fa, un reportage poi riportato sul nostro internazionale. Dopo vi ruberò un attimo per farvi vedere, beh, basta quel pane là. Mi porti qua e spegni. Sì. Volevo farvi vedere le due salse che appunto ho creato. Metti pure là. Allora, la prima che abbineremo con il panino, appunto, che con il salmone. Che bellina che sono, bazzacco, che
che brava che sei. Yogurt greco è una specie di tzatziki senza aglio. Ecco, brava Bazzacco, ci piace. Ok, bravo. Sai che purtroppo appunto per me sovrasta un po' troppo e quindi yogurt naturalmente greco, cetrioli tritati molto finemente e peperoncino, ok? Succo di limone e poi appunto mescolato e lasciato appunto riposare. Da questa parte una semplice maionese con un trito di pomodorini, in questo caso appunto semidry, quindi vuol dire non essiccati perfettamente ma che sono ancora leggermente morbidi, naturalmente scolati dall'olio e poi amalgamate la maionese insieme alle foglie di basilico spezzettate, e questi due saranno i due dressing per il nostro panino. Guarda, sei speciale, favolosa. Lo so, bravo. Quando c'è ora di mangiare panini io divento meravigliosa, vero Anna? Certo. Beh, lo street food sta prendendo sempre il tuo piede, anche qui, quindi è una meraviglia panino, lo street food. Però qui siamo comunque in qualità molto più alta perché gli ingredienti sono sani, sono di stagione, perciò siamo proprio ad altissima qualità delle materie prime, che è quello più importante. A proposito di prima, quando parlavamo vedi come, scusami Anna, sì, si spalma sì. In questa maniera. E questo già dà un aroma particolare, infatti ancora nelle zone di Belluno, in provincia di Belluno, si utilizza molto il panino, il toast, con lievito bovis, anche nella zona di Rovigo. C'è proprio ancora una tradizione che bello, vive però molto su questo tipo di prodotto. È bello perché vuol dire che c'è comunque fiducia tra le persone. Sì, sì. Poi diciamo che noi facciamo molta fatica a mantenere sempre un prodotto perché la lavorazione è molto complessa, mantenerlo sempre con lo stesso standard qualitativo richiede molto impegno. Però la soddisfazione nostra è che ci sia sempre un consumo, che secondo noi nei prossimi anni ci sarà sempre più un consumo su questi prodotti, perché l'integratore alimentare o il prodotto funzionale che dà dei valori nutrizionali importanti è il futuro. Vedi? Ilenia, ma in questi panini noi possiamo comunque anche inserire degli alimenti che abbiamo in frigo? Come svuota frigo, tu dici? Sì. Certo. Vedi, a proposito di economia domestica, voi sapete l'ultimo dato sono i 13 miliardi in euro, equivalenti a quello che noi buttiamo nella spazzatura ogni anno. Questo è quello che sprechiamo in Italia, è assurdo se ci pensiamo, quindi bisognerebbe davvero ritornare all'epoca delle nostre nonne, delle nostre mamme, fare un po' di sana economia domestica e capire. Vi posso anche assicurare che con l'amartellato non c'è spreco, state tranquilli. Qui da noi perlomeno no. No, è vero. Beh, abbiamo anche aderito a una campagna, più cibo meno spreco, tra le altre cose, quindi ecco, tra l'altro. Però qui a Due Chiacchiere in Cucina lo spreco non sappiamo neanche che cosa sia. Con queste prelibatezze poi si fa fatica. Sì, tranquillo, a che qua quando resistere. Si spengono le telecamere e diamole a rivederci, poi si scatena l'inferno. Allora, ecco, poi quindi rucola. Adesso ho dell'avocado tagliato in maniera molto sottile, cioè a cubetti, e condito con del succo di lime. Semplice. Fatta l'estate, però questa. Sì, anche perché, anche se può sembrare strano, l'avocado è comunque una parte grassa, il salmone è pure, però si sposa la meraviglia. Sai che mi è proprio venuta voglia di rifarlo questo? Che strano. No, io però le rifaccio davvero. O no? Bisogna. Sì. Ecco, vedi, sì, lo ammette anche lei. Infatti, se andate su Instagram e su Facebook cominciano i cartellini minacciosi, ecco, e dobbiamo un po' darci una mossa. Questo è il primo panino che poi andremo a tagliare e adesso andremo a farcire l'altro. Allora, per l'altro abbiamo scelto appunto, hai scelto l'insalata. L'insalata, adesso mettiamo appunto così la nostra scamorza, mettiamo la porchetta. Anche la porchetta è un altro ingrediente molto importante, sempre a Belluno c'è a Treviso la pizza bovis con porchetta e preparato con loro. Cioè vi hanno dedicato una proprio, c'è proprio la pizza dove mettono la pizza e sopra mettono la porchetta fresca e sopra il bovis per dare. Ma è una dedica che vi hanno fatto? No, è proprio un utilizzo che viene proprio fatto. Un utilizzo. Passare dal preparato per brodo all'integratore. Interessante. Allora, sì. Adesso basta semplicemente che io lo vado a piastrare e poi sono a posto. Allora pubblicità, poi torniamo qui. Ci
Eccoci tornati, i nostri panini pronti per essere mangiati. Allora, quello con il formaggio naturalmente l'ho passato un altro secondo appunto sulla griglia e andrà in abbinamento appunto alla salsa con i pomodori, mentre quell'altro praticamente dove c'è il salmone affumicato, no, ok? Ok. Allora, mentre prepari l'altro panino, una domandina proprio super velocissima. Sì. Parliamo di contraffazione. Sì. Tema molto caro perché è un problema. Che cosa bisognerebbe fare per... Diciamo, è il problema, però il problema si contrasta secondo me soprattutto col portare la cultura dei nostri prodotti alimentari, quindi non solo l'ingrediente ma anche le ricette, anche quello che sta facendo lo chef oggi, quindi la contraffazione la contrasti dando cultura a tutta la filiera alimentare dei nostri prodotti, sia veneti che italiani. Cultura alla filiera alimentare, mi piace proprio questo consiglio. E allora adesso, cara Ilenia, io e Giovanni andiamo, ti lasciamo solo proprio per un attimo, però giusto per... Sì, perché ho il mio amico sommelier appunto che dovrà fare l'abbinamento. Dopo torniamo. E ci mangiamo anche il panino. Eccoci qui. Benvenuti in Paninoteca. Di nuovo qui, ma veramente, oggi massima espressione, sì. Paninoteca. Benissimo. Panini gourmet. Panini gourmet. Allora, abbiamo però due tipi di panini diversi, quindi... Manca il terzo. Manca il terzo, la prossima volta ancora maggiore difficoltà. Mi impegno. In realtà qui ci troviamo carne e anche pesce, perché abbiamo un panino con il salmone affumicato e l'altro con la porchetta. Quindi ci volevano due vini, in realtà abbiamo trovato un compromesso e abbiamo giocato sul tema dell'aromaticità, quindi salmone affumicato, la provola affumicata lo stesso, quindi questa nota fume che accompagneremo con un incrocio Manzoni. Oggi Manzoni bianco, ottenuto da un incrocio di Pinot Bianco e Riesling Renano, quindi una bellissima nota aromatica nel corredo che andrà a sposare questa nota fumé appunto presente nelle preparazioni. Tu ti sei focalizzato appunto su questa, esatto, particolarità. Sì. Altrimenti diventava difficile, anzi le salsine per il momento teniamole anche un attimino. Perché no? No, un pochettino. È mica giusto così. Già abbiamo trovato sappilo. Un compromesso. Bene. Allora, bellissimo l'impatto visivo, ancora vivace, di questo bel giallo paglierino di una media consistenza. Ho sempre paura se devo... appunto mescolato esattamente, sì. Perché non vorrei... Un bel frutto anche al naso con una discreta mineralità e questa bella nota aromatica. Ecco, entra in maniera importante anche al palato, ancora ritorna questa nota sapida, minerale, ma soprattutto questa bella nota aromatica che arriva probabilmente dal Riesling Renano, appunto, che è una delle due componenti con cui è stato creato dal professor Manzoni questo vino, che ben si accompagna probabilmente a questa preparazione. Benissimo, allora noi intanto ci gustiamo appunto il panino e ci rivediamo tra poco per il riassunto delle due ricette. Bene. Terra, mare. Terra. Eccole qua le nostre due ricette di oggi, insomma un menù molto vario perché molto chic, molto street. Sì, diciamo anche abbastanza sostanzioso, soprattutto per quanto riguarda un po' il panini. Però semplice da rifare a casa, eh? Sì, molto semplice. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda la prima ricetta, il rollè. Allora, abbiamo creato questo composto con delle uova, della ricotta, pan grattato, abbiamo messo appunto anche della mostarda, in questo caso arancia e champagne, e poi appunto del prezzemolo. L'abbiamo steso sulle fettine di tacchino leggermente sovrapposte, abbiamo arrotolato naturalmente con la farcia e poi l'abbiamo bardato con lo speck, naturalmente rosolato in padella con poco olio e poi a metà cottura l'abbiamo sfumato con la birra, scegliete una birra bionda naturalmente, non troppo invasiva, l'abbiamo tolto una volta cotto e all'interno del sughetto appunto rimasto ho sciolto appunto qualche altro cucchiaio o cucchiaino, dipende dai gusti, appunto di mostarda, tagliato a fettine, possibilmente leggermente raffreddato. Per quanto riguarda invece la seconda ricetta, in questo caso abbiamo farcito questi mega panini, però la cosa importante che abbiamo fatto per dare quel tocco in più è stato creare un composto con l'estratto di lievito amalgamato appunto del burro a pomata, quindi un burro morbido a temperatura ambiente, e poi scusatemi, l'abbiamo farcito appunto sia con ingredienti di mare, quindi con il salmone affumicato, o con della porchetta appunto
optando per il menù di terra. Quindi mare e terra. Mare e ecco, terra. Così via, si accontentano un po' tutti. Allora, noi vi ricordiamo che le ricette e il video alla puntata la potete rivedere su www.settegoldtelepadova.tv. Poi abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, siamo sociali al 1000 per 1000, quindi cercateci anche sui social media. Poi vi ricordiamo anche, intanto grazie Giovanni per essere stato nostro ospite, per averci fatto rivivere un po' quelli che erano i tempi di una volta, no? Non ci si organizzava per cucinare. E a proposito, sito internet www.bovis.it. Perfetto, allora che dire, appuntamento naturalmente per la prossima puntata e buon appetito. Ciao. 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 Ciao.